Paolo, come nasci laziale? La Lazio per te nella tua vita? Allora, il mio vaccino è stato clamoroso. Credo che pochi hanno avuto questa fortuna. Io ci avevo, credo, 12 anni. Non ero mai andato allo stadio. Allora le partite si facevano in un campetto che si chiamava Stadio Flaminio. Quindi stavi lì vicino proprio. Allora un attore più grande di me, ovviamente, mi ha detto: ti porta a vedere una partita, e mi ha portato a vedere Lazio-Roma. La formazione della Lazio era questa che per voi dirà pochissimo. No, invece era una grande Lazio, attenzione, anni 50. Gradella, Romagnoli, Monza. Monza era uno che quando saltava di testa i capelli non gli si muovevano perché erano incollati. Romagnoli era un terzino che si diceva sta più per aria che per terra perché era acrobatico. Gradella, Romagnoli, Monza. Gualtieri, Ramella, Ferri. Gualtieri si alternava con un giocatore che si chiamava Fazio, che era una belva. Sapevi che giocava una partita e poi forse usciva perché lo espellevano, ma era un temperamento. L'attacco era Vetraino, Pisa, Piola. Vetraino, Pisa, Piola, Flamini. Alto, grande. Flacco, per chi se lo ricorda, e un certo Puccinelli. Lì, grandi. In porta della Roma un certo giocava un grande portiere, Masetti. Allora comincia la partita, io ero assolutamente estraneo, però già i colori della maglia bianco-azzurra mi sembravano più eleganti di quelli giallorossi, un pochino meno violenti, più musicali, più dolci, più eleganti, senza offesa per i giallorossi, che per carità, però a me mi piacevano più quelli. Comincia la partita, in uno scontro aereo Piola si rompe la testa, uno spacco qua, esce Piola, per chi fosse giovanissimo è stato il centravanti della nazionale, un centravanti grande, più forte del secolo, più grande centravanti, esce e dopo un po' rientra con una fascia, un fazzoletto azzurro, si fascia la fronte. La partita continua e finisce 2-0 per la Lazio con due reti segnate da Piola di testa a Masetti. E andiamo. Io sono laziale! Non posso non esserlo. Grazie.